nevica. Amore, cosa sta facendo lì? Là? La neve, amore. La tua prima neve? Guarda quell'uccellino che sta scappando dalla neve, cerca di ripararsi, vedi? Non ce la fa. Nella terrazza del zio. Buongiorno, 25 febbraio. Nevica. Sta nevicando. Oggi vlog è domenica. Siamo reduci da una settimana di influenza. Samuele ha avuto la febbre in questi giorni. Ora stamattina sembra che ancora non gli sia salita. Incrociamo le dita. Poi ha avuto anche la congiuntivite. E finita la congiuntivite è iniziata la febbre, mal di gola, anche un po' di mal di gola. E infatti stamattina, come al mio solito, vado di cappuccino. Faccio un bel cappuccino col mio favoloso Montalatte, la caffetta lì. E infatti, se volete il Montalatte, mandatemi un indirizzo email che ve lo spedisco. E monta tutti i tipi di latte. Anche quelli vegetali e anche quelli senza lattosio, ad esclusione del latte di mandorla. E niente, ora mi faccio il cappuccino e niente. Buona domenica! Visuale della neve. E cappuccino, che relax. Ok, letto in qualche modo fatto. Ora chiudo. Allora, ieri sera quando sono tornata dal lavoro comunque mi sono messa a passare la scopetta elettrica e a lavare tutti i pavimenti, quindi stamattina devo pulire solo il bagno e dovrei fare una lavatrice, solo che con questo tempo. Come la fa la lavatrice? Io credo che mi lo stendino in casa, ma la lavatrice lo devo fare per forza, se no mi si accumula la roba. Io schizzo di capo quando mi si accumula la roba. Ed appunto schizza anche lui. Marchingegno per lo stendino. Ancora nevica, ma non si vede. Nevischia proprio. Nevica un pochino. Vediamo se è pronto il pranzo. Ora di pranzo, no, mi sta uccidendo. Siamo dato che non è stanco tanto bene. Ok, siamo è dato un morso, quindi ho staccato un attimo. Comunque siamo qui a casa mia, si può essere pranzato qui. E perché per appunto Samu non è stato tanto bene e oggi non sta ancora benissimo, notare qui mi ha tritato. E abbiamo mangiato i cannelloni. E ho fatto le polpettine e delle salsiccine di pollo. E ora, come dolce, volevamo assaggiare magari su una fettina di pane questa Nutella Oreo che mi ha regalato una mia amica. L'ha presa a Napoli e la voglio assolutamente assaggiare. Si intravede il biscottino, non so se si vede. Comunque, non è proprio una Nutella, ma è un pan di Spagna. Vedete? Infatti, finito tempo zero. Scusa se sono di qua, ma ho il telefono scarico in carica. Ma volevo farvi vedere questa bontà. È buonissimo. Allora, 2:30, sono sempre in pigiama, abbiamo pranzato, Riccardo ora è un attimino sceso per andare a fare la schedina. E io sto facendo la pulizia, la macchinetta del caffè, insomma, sto facendo la decalcificazione. C'è un po' di disagio in cucina, anche se comunque i piatti del pranzo li ho fatti tutti. Altro disagio per colpa di Samuele. E ora finisco di fare questo stambaradam e mi metto a riordinare per benino tutto. E dopodiché relax. Oggi Samuele è ingestibile, col fatto che comunque ora sta un po' meglio. È reduce di 2 o 3 giorni di reclusione in casa. Oggi sarà uguale, cioè non lo farò uscire. Infatti, per appunto, non siamo neanche andati a pranzo da mia mamma per questo motivo.
Intanto non so se vedete, non vedete niente. Sta ancora nevicando, sta venendo un pochino di più rispetto a stamattina, ma comunque neve che non attacca, quindi è solo neve fastidiosa alla fin fine. E quindi niente, ora tra un po' vi farò fare l'aerosol, dove è andato? E dopodiché basta, mi butterò tipo sul divano tutto il giorno a poltrire, poltrire e ancora poltrire. Continua a nevicare, ora anche un po' di più. Il mio stendino è sempre lì coperto, così prende un po' d'aria. Poi se mai più tardi, se peggiora la situazione, lo tiro dentro. Lui è lì con il suo puffetto, copertine, cuscini, nunni, come li chiama lui, Cars, e io. Divano. C'è un tripponcino. Stiamo guardando un film bellissimo. Io mi commuovo anche per un film, un cartone che si chiama Ballerina. C'è qualcuno che fa la merendina con il cornetto con questa nutellina. Penso avevi fatto vedere questa Nutella circa nell'ultimo video, spiegati di circa forse un mese fa, che presi questa Nutella alla Coop della Pernigotti in offerta, che è alla gianduia ed è buonissima, sembra di mangiare tipo un cremino, mi piace veramente veramente tanto e molto sicuramente la ricomprerò e ovviamente c'è ancora perché cioè, penso che è la seconda volta che comunque mangio questa Nutella. Non ne mangiamo ovviamente tutti i giorni. E anche Samuele penso che boh, gliela do una volta una volta al mese, penso, una volta ogni 2 o 3 settimane. E niente, io ho fatto il cornettino con la Nutella e me lo sono fatto anche io per merenda. Me lo sono messo in forno. Amore, però no, così, Alla fine i nostri amici non vengono e Riccardo alla fine è andato a vedere delle partite a casa di un suo amico e poi ha detto che stasera tornerà a casa con i panini del McDonald's e anche quello una volta al mese ce lo concediamo. Vedete, non si vede, un pochino ha iniziato ad attaccare, però vedete, cioè notare che mi sta entrando tutta la neve nelle pareti, cioè nelle pareti, nel vetro, con un pochino attaccato, ma niente di che, questo è, insomma, è un po' è nevischio, niente di che. Questo sì, allora, amici, siamo pronti a entrare in azione, vero? Allora, qui ci sono tutti i personaggi, qui c'è Chase, Marshall, poi c'è Rubble. C'è Sky, Rocky, Zuma, vediamo se c'è qualche giochino da fare. Ah, questo come si chiama? Everest. Tracker, Rider, Robodog. Ah, qui ci sono da colorare, scolora. Vai. Prendi le matitine e si colora. Rosso? Amore, sei mancino? Ogni giorno cambi mano? Mai dire l'ultima parola. A Samuele ieri salita la febbre, per fortuna sono 10, mi c'ha tipo 37,2, però sta salendo. È in fase di timbraggio. Casino, 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 altro casino. Casino ovunque. Grazie. Bello. Guardate, ma bravo, ne ho messo. Quanto durerà? Mezzo secondo. Sempre sul divano a poltrire. Disagio a parte. Sto cercando di vedere un film, ma Samu disturba e non riesco a capire una ceppa lippa. Oh, amo la domenica. Tu sei scemo. Cosa fai? Cosa fai? Mi sono fatti. Febbrino, chi è che ha la febbrina? Febbriciattolo. Allora, 8:30, Samuele si era mezzo addormentato qui sul divano che oggi non ha dormito. Ora gli rimisurano la febbre, speriamo che non ce l'ha. Domani non posso mandarlo a scuola, io devo lavorare. Mia suocera non c'è, quindi ora sono un attimo incasinata. Devo cercare di trovare qualcuno che me lo tenga o di farmi sostituire domani al lavoro. Speriamo bene. Aspettami in bocca al lupo, anche se quando vedete questo video sarà già tutto risolto. Ma amore, è andato in bagno. Comunque, noi vi diamo la buonanotte.